Lo avete mangiato il gelato di quest'estate? Bene, allora prendete il cucchiaino di plastica e venite con me. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, chissà quanti cucchiaini di plastica quest'estate avrete sprecato mangiando il vostro gelato preferito. Spero li abbiate messi da parte per fare oggi con me un bellissimo progetto. Una ninfea portacandela fatta solo di cucchiaini di plastica. Non è il più originale dei progetti, però era da tantissimo tempo che volevo realizzarlo e condivido con voi il momento in cui l'ho fatto. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci pronti per questo nuovo progettino di riciclo creativo. Faremo insieme una bellissima ninfea portalumino quindi per le serate, insomma una ninfea che possa stare su un tavolino, su qualcosa che riscaldi l'atmosfera, con i cucchiaini di plastica. Ho moltissimi cucchiaini di plastica da smaltire, ragazzi, quindi questo è solamente il primo di un paio di tutorial che vedrete con i cucchiaini di plastica. Questi li ho lavati, recuperati, asciugati, messi al sole. Adesso sono qui con voi e sono di due misure, i cucchiaini più grandi e i cucchiaini più piccoli. Ne occorreranno un 5 di questi e una ventina di questi qua. Vedremo insieme. Una bomboletta, io ho scelto il cromato, scusate i rumori di sottofondo ma c'è un caldo pazzesco e non voglio chiudere la finestra, spero mi capiate. Quindi una bomboletta cromata, un acrilico nero, un pennello da poco conto, un bicchierino per stemperare un pochino d'acqua, stecche e pistola a caldo, taglia balsa e forbici, in alternativa una pinza perché dovremo tagliare, fare un taglio basso su tutti questi cucchiaini. E ci occorrerà anche un pochino di scotch carta. E poi un piccolo lumino di questi qui elettrici, voilà, quelli che si illuminano con l'interruttore da sotto. Allora, cominciamo subito. Allora, come prima cosa, appunto, come vi dicevo, dobbiamo procurare dei tagli ai cucchiaini. Quindi li incidiamo e dopodiché con le forbici molto facilmente, tac, eliminiamo la parte del manico. Bene, lo faccio e ci vediamo dopo. Proteggiamo la nostra fiammellina perché poi dovremo spruzzare su tutto l'argento, quindi proteggiamo la nostra fiammellina con un pochino di scotch carta, così. E allora cominciamo subito a comporre il nostro fiorellino. Proprio attacchiamo un po' di colla alla base e facciamo aderire un petalo. Creato il primo giro, che poi è il giro più mediano di tutti, assestiamo bene i petali man mano che la colla diventa fredda e accertiamoci di non aver danneggiato la lampadina provando ad accenderla. Accende ancora benissimo, quindi possiamo proseguire il nostro lavoro. Non appena la colla è diventata malleabile ma ancora non è fissata, chiudiamo leggermente la corolla del nostro fiorellino. Prendiamo qualche altro cucchiaino e questa volta tagliamo in maniera proprio da non arrivare sul fondo, quindi tagliamo un po' prima, così, per fare dei petali un po' più piccoli, così, un po' a rovetto. Presa la misura per uno e accertati che stia bene su tutto, proseguiamo e ritagliamo con la stessa misura almeno altri 5 cucchiaini. Sporchiamo quindi sul retro i nostri cucchiaini e poggiamoli subito sopra dell'altra fila, così, facendo in modo di capitare proprio in mezzo ai petali che stanno al di sotto, fin dove potete, quindi mettere dietro e inserire. Potete anche inserire alcuni petali sotto, alcuni petali sopra, insomma come vi pare. 5 petali basteranno per chiudere tutta la corolla fino a qui.
ancora stiamo lavorando con i cucchiaini piccoli. Ce ne servono adesso altri 3-4 in una dimensione ancora più ridotta di quella che abbiamo tagliato adesso. Quindi se abbiamo tagliato ad ovetto fino a un certo punto, adesso prendiamo la punta del cucchiaino e tagliamo ulteriormente. E anche qui colla sul retro e inseriamo a chiusura di corolla. Colla sul retro e inseriamo. Adesso però dobbiamo via via spostarci verso l'esterno e verso l'esterno basso. Quindi prendiamo i nostri cucchiai e, come abbiamo fatto prima, dobbiamo allargare il giro. Quindi tagliamo un cucchiaio in maniera tale da non prendere tutta la sua superficie, ma facciamo un petalo così, con un pezzo un po' più piccolo di quello che ricopre solitamente, visto come? Così. Vi faccio vedere, questo è un cucchiaio intero e questa è la sezione che noi prenderemo del cucchiaio. Quindi, fatto il primo, ritagliamone almeno 6, poi vediamo se ne serviranno altri, sicuramente sì. Allora, anche qui un bel punto di colla sotto e vado ad inserirmi, voilà, così, sotto ogni giuntura di due petali. Tra due petali ne metto uno più grande. Ok, arrivati a questo punto allarghiamo un pochino il giro dei cucchiai, facciamo un petalo che sia leggermente più grande di quello che abbiamo tagliato in precedenza. Come per sempre ne misuriamo uno voilà. Lo facciamo leggermente più grandi dei precedenti e ne tagliamo altri 6. Mettiamo la colla sulla parte superiore del petalo e lasciamo che si agganci così, inserendolo sempre tra un petalo e l'altro. Volendo, a questo punto del lavoro potremmo anche girare il nostro lavoro, che è una fetenzia, e adagiare i petali così. Potete anche lavorarli alla rovescia, l'importante è che badiate che questa parte fuoriesca un po' dalla corolla. Siamo arrivati a questo punto, che è già molto molto carina. Io voglio allargare ancora un po' la corolla con altri 2 giri, quindi ne farò altri 6 cucchiaini proprio a margine, vi faccio vedere, così, 6 cucchiaini così, e 6 cucchiaini invece toglierò soltanto questa parte. Quindi 6 cucchiaini così e 6 cucchiaini così, li preparo tutti e ci vediamo dopo. Ok, arrivati a questo punto vado a mettere questi cucchiaini quasi interi tra un petalo e l'altro come prima, quindi qui. Una volta fatto questo, quello che avremo sarà una bellissima ninfea. Questo petalo ancora si muove, però mi premeva farvelo vedere. Adesso la rigiro e comincio a oddio, si è mosso troppo, e comincio a mettere l'ultimo l'ultimo strato, cioè quello con il beccuccio, vedete? Quello con la parte del manico che andrà a sovrapporsi al portacandele. A questo punto la nostra ninfea è pronta, bella e pronta per essere esibita sulle nostre tavole. Guardate quanto è bella. Adesso devo togliere tutti i fili di colla a caldo, che è l'unica rogna di lavorare con la colla a caldo, sono i filamenti che lascia. Ma a me sinceramente non piace, perché si vede che sono cucchiaini, quindi voglio camuffare ancora un po' questa sua provenienza. Allora la spruzzerò tutta con della vernice cromata. Eccoci qui, quindi prima spruzzerò dal retro. Ovviamente mi sono spostata all'esterno. Quindi attenderò che si asciughi un po' il tutto e la volterò. E guardate già che bella colorazione ha assunto, ma non ci basta.
noi adesso la vogliamo fare tutta argentata. Salutiamo il signore, passiamo per platto. Olè. Ok, facciamo asciugare il tutto e adesso ho diluito in un po' d'acqua un po' di acrilico nero. Farò gocciolare qua e là qualche goccia di nero, giusto per dare qualche macchia tipo di ossidazione, visto? Posso fare così o posso indirizzare così le gocce. Penso che lo darò solo nero. Se voi volete dare qualcosa di più veritiero, datela anche un po' di verde rame. Sì, ramato, ecco. Ci vuole anche bouclé effettivamente. E dopo tanto lavoro vediamo il frutto del nostro riciclo. Eliminiamo lo scotch carta. Ok, accendiamo la nostra lampadina e voilà! Facciamo calare la sera e vi faccio qualche foto d'atmosfera. Bene ragazzi, spero che questo progettino di riciclo vi piaccia. Potete farlo anche in 250.000 colori, magari proprio i colori della vostra cameretta, e usarle come lucine da comodino, perché è davvero deliziosa anche per quello. Bene bene, naturalmente luce fredda, anche se gialla, questa è luce fredda LED. Basta parlare, vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Visto che bella la nostra ninfea, porta lumino, porta candelina, è davvero davvero bellissima e rischiarerà queste ultime giornate d'estate con un'atmosfera molto particolare e delicata. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi un bel pollice in su, grazie se lo farete, bacio speciale a chi lo farà, e soprattutto condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Io vi aspetto anche sugli altri miei canali, Ombretta, Due Cuori Una Cappa, e su Instagram, mi raccomando, cercate Arte per Te e troverete me e tutte le mie foto. Bene, non mi rimane che salutarvi e ritrovarci qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima volta!